Gli angeli, dal Catechismo della Chiesa Cattolica e dal Magistero Pontificio. Chi sono gli angeli? Gli angeli sono creature puramente spirituali, incorporei, invisibili e immortali, esseri personali dotati di intelligenza e volontà. Essi, contemplando incessantemente Dio a faccia, lo glorificano, lo servono e sono i suoi messaggeri nel compimento della missione di salvezza per tutti gli uomini. Dall'Angelus di Benedetto XVI del 2 ottobre. Cari amici, il Signore è sempre vicino e operante nella storia dell'umanità e ci accompagna anche con la singolare presenza dei Suoi angeli, che oggi la Chiesa venera quali custodi, cioè ministri della divina premura per ogni uomo. Dall'inizio fino all'ora della morte, la vita umana è circondata dalla loro incessante protezione. E gli angeli fanno corona alla augusta Regina delle Vittorie, la Beata Vergine Maria del Rosario. In che modo gli angeli sono presenti nella vita della Chiesa? La Chiesa si unisce agli angeli per adorare Dio, invoca la loro assistenza e di alcuni celebra liturgicamente la memoria. Ogni fedele ha al proprio fianco un angelo come protettore e pastore per condurlo alla vita, così San Basilio Magno. Nel Nuovo Testamento il termine arcangelo è attribuito a Michele. Solo in seguito venne esteso a Gabriele e Raffaele, gli unici tre arcangeli riconosciuti dalla Chiesa, il cui nome è documentato nella Bibbia. San Michele, chi come Dio? È capo supremo dell'esercito celeste, degli angeli fedeli a Dio. Antico patrono della sinagoga, oggi è patrono della Chiesa universale, che lo ha considerato sempre di aiuto nella lotta contro le forze del male. L'appellativo angelo designa l'ufficio, non la natura, così dalle omelie sui Vangeli di San Gregorio Magno, Papa. È da sapere che il termine angelo denota l'ufficio, non la natura. Infatti, quei santi spiriti della Patria Celeste sono sempre spiriti, ma non si possono chiamare sempre angeli, poiché solo allora sono angeli, quando per mezzo loro viene dato un annunzio. Quelli che recano annunzi ordinari sono detti angeli, quelli invece che annunziano i più grandi eventi sono chiamati arcangeli. Per questo alla Vergine Maria non viene inviato un angelo qualsiasi, ma l'arcangelo Gabriele. Era ben giusto, infatti, che per questa missione fosse inviato un angelo tra i maggiori, per recare il più grande degli annunci. A essi vengono attribuiti nomi particolari, perché anche dal modo di chiamarli appaia quale tipo di ministero è loro affidato. Nella santa città del cielo, resa perfetta dalla piena conoscenza che scaturisce dalla visione di Dio Onnipotente, gli angeli non hanno nomi particolari che contraddistinguono le loro persone, ma quando vengono a noi per qualche missione, prendono anche il nome dall'ufficio che esercitano. Così Michele significa chi è come Dio, Gabriele fortezza di Dio e Raffaele medicina di Dio. Così ad ogni uomo che nasce viene dato un angelo detto custode. Gli angeli della luce si distinguono da quelli delle tenebre da come insegnano un falso Vangelo, così San Paolo in Galati. Orbene, se anche noi stessi un angelo dal cielo vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo predicato, sia anatema. L'abbiamo già detto e ora lo ripeto, se qualcuno vi predica un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Infatti, è forse il favore degli uomini che intendo guadagnarmi, o non piuttosto quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Se ancora io piacessi agli uomini, non sarei più servitore di Cristo. Cristo con tutti i suoi angeli. Cristo è il centro del mondo angelico, essi sono i suoi angeli. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, e sono suoi perché creati per mezzo di lui e in vista di lui,
poiché per mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Sono suoi ancor più perché li ha fatti messaggeri del suo disegno di salvezza. Non sono essi tutti spiriti incaricati di un ministero, inviati per servire coloro che devono ereditare la salvezza? Gli angeli nella vita della Chiesa. Allo stesso modo, tutta la vita della Chiesa beneficia dell'aiuto misterioso e potente degli angeli. Nella liturgia, la Chiesa si unisce agli angeli per adorare il Dio tre volte santo. Invoca la loro assistenza. Così, nell'In in paradisum deducant te angeli, in paradiso ti accompagnino gli angeli nella liturgia dei defunti, o ancora nell'inno dei cherubini della liturgia bizantina, e celebra la memoria di alcuni angeli, in particolare San Michele, San Gabriele, San Raffaele e gli angeli custodi. In sintesi, gli angeli sono creature spirituali che incessantemente glorificano Dio e servono i suoi disegni salvifici nei confronti delle altre creature. Ad omnia bona nostra cooperantur angeli. Gli angeli cooperano ad ogni nostro bene. Gli angeli circondano Cristo, loro Signore, lo servono soprattutto nel compimento della sua missione di salvezza per tutti gli uomini. La Chiesa venera gli angeli, che l'aiutano nel suo pellegrinaggio terreno e che proteggono ogni essere umano. Dalla catechesi del Papa Benedetto XVI del 1 marzo 2009. Cari fratelli e sorelle, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Nel deserto, luogo della prova, come mostra l'esperienza del popolo di Israele, appare con viva drammaticità la realtà della kenosi, dello svuotamento di Cristo, che si è spogliato della forma di Dio. Lui che non ha peccato e non può peccare, si sottomette alla prova e perciò può compatire la nostra infermità. Si lascia tentare da Satana, l'avversario, che fin dal principio si è opposto al disegno salvifico di Dio in favore degli uomini. Quasi di sfuggita, nella brevità del racconto, di fronte a questa figura oscura e tenebrosa che osa tentare il Signore, appaiono gli angeli, figure luminose e misteriose. Gli angeli, dice il Vangelo, servivano Gesù. Essi sono il contrappunto di Satana. Angelo vuol dire inviato. In tutto l'Antico Testamento troviamo queste figure che nel nome di Dio aiutano e guidano gli uomini. Basta ricordare il libro di Tobia, in cui compare la figura dell'angelo Raffaele, che assiste il protagonista in tante vicissitudini. La presenza rassicurante dell'angelo del Signore accompagna il popolo di Israele in tutte le sue vicende, buone e cattive. Alle soglie del Nuovo Testamento, Gabriele è inviato ad annunciare a Zaccaria e a Maria i lieti eventi che sono all'inizio della nostra salvezza. E un angelo, del quale non si dice il nome, avverte Giuseppe, orientandolo in quel momento di incertezza. E un coro di angeli reca ai pastori la buona notizia della nascita del Salvatore, come pure saranno degli angeli ad annunciare alle donne la notizia gioiosa della sua risurrezione. Alla fine dei tempi gli angeli accompagneranno Gesù nella sua venuta nella gloria. Gli angeli servono Gesù, che è certamente superiore ad essi, e questa sua dignità viene qui nel Vangelo proclamata in modo chiaro, seppur discreto. Infatti, anche nella situazione di estrema povertà e umiltà, quando è tentato da Satana, egli rimane il Figlio di Dio, il Messia, il Signore. Cari fratelli e sorelle, toglieremmo una parte notevole del Vangelo se lasciassimo da parte questi esseri inviati da Dio, i quali annunciano la sua presenza fra di noi e ne sono un segno. Invochiamoli spesso perché ci sostengano nell'impegno di seguire Gesù fino a identificarci con Lui. Domandiamo loro di vegliare su di me e sui collaboratori della Curia Romana.
Maria, regina degli angeli, prega per noi. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Così concludeva l'udienza generale Benedetto XVI il 29 settembre del 2010. L'odierna festa degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele e quella imminente dei santi angeli custodi ci spingono a pensare alla provvida premura con cui Dio si occupa di ogni persona umana. Sentite accanto a voi, cari giovani, la presenza degli angeli e lasciatevi guidare da loro affinché tutta la vostra vita sia illuminata dalla parola di Dio. Voi, cari ammalati, aiutati dai vostri angeli custodi, unite le vostre sofferenze a quelle di Cristo per il rinnovamento spirituale dell'umana società. E voi, cari sposi novelli, ricorrete sovente all'aiuto dei vostri angeli custodi affinché possiate crescere nella costante testimonianza di un amore autentico. Leone XIII finì di celebrare la Santa Messa nella Cappella Vaticana, restò immobile per 10 minuti, poi si precipitò verso il suo ufficio senza dare la minima spiegazione a chi era vicino a lui e che l'aveva visto divenire livido. Leone XIII compose immediatamente una preghiera a San Michele Arcangelo, dando istruzioni perché fosse recitata ovunque al termine di ogni messa. Nel 1994 Papa Giovanni Paolo II ha chiesto che questa preghiera torni attuale. Io la dico ogni giorno dopo aver celebrato la messa. San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro le malvagità e le insidie del diavolo. Sii nostro aiuto. Ti preghiamo supplici che il Signore lo comandi. E tu, principe delle milizie celesti, con la potenza che ti viene da Dio, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo a perdizione delle anime. Amen.